la Juventus riparte da Cristiano Giuntoli. Il neo direttore dell'area tecnica sabauda è noto per essere molto presente sul campo. Oltre che uomo mercato 24 ore al giorno, Giuntoli ama osservare i propri giocatori da vicino. Come accaduto con tutti gli allenatori a Castel Volturno dal 2015, l'ex azzurro alla Continassa sarà una sorta di coinquilino di Allegri. Giuntoli ha messo d'accordo tutti in casa bianconera e sia la società che i tifosi hanno apprezzato il suo lavoro svolto a Napoli. Oltre a questo sono state apprezzate le parole in conferenza dove Cristiano si è professato «Juventino Doce». Dopo una lunga trattativa con Aurelio De Laurentiis, finalmente il DS è sbarcato a Torino. La Juventus ha il monte ingaggi più alto della Serie A, circa 160 milioni lordi. L'impresa sarà provare a ripetere quanto fatto col Napoli. Costo dei salari dimezzato in 48 mesi, ora sceso a 71,3 milioni di euro, quinto in Serie A, preceduto anche da Inter, 133,3, Milan, 87,6, e Roma, 86,3. Obiettivo del DS è fare piazza pulita e liberarsi dei tanti calciatori rientrati a Torino. Parliamo di Zakaria, Chelsea, McKennie, Leeds, e Arthur, Liverpool, senza dimenticare Alex Sandro, il cui rinnovo è scattato solo perché legato a fattori automatici. Piazzare i tre centrocampisti non sarà facile, ovvio che il rischio che un big parta resta alto. Sul taccuino i nomi in evidenza sono quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Oltre a loro, nelle ultime ore sono cresciute le possibilità di vedere partire Bremer. In dubbio anche Paul Pogba, mai realmente a disposizione nel suo primo capitolo della seconda avventura juventina. Passando alle entrate, in attacco è stato riscattato Moise Kean per 28 milioni dall'Everton, Arkadiusz Milik è stato riacquistato dal Marsiglia per 6. Giuntoli lavora d'équipe, insieme col DS dell'Under 23 Giovanni Manna, cercherà di centrare altri colpi dopo il rinnovo annuale di Adrien Rabiot e l'acquisto di Timothy Weah dal Lille per 12 milioni. L'esterno non basterà a colmare i buchi in difesa, sulle fasce potrebbe arrivare uno tra l'ex atalantino Castagne, Leicester, o Nandes, Cagliari. Giuntoli e Manna lavoreranno secondo le indicazioni di Allegri. Il tecnico ha dimostrato di non aver paura di lanciare i giovani vedi Fagioli, Miretti, Gatti e Ailing Junior, ma per crescere servono certezze. Il primo nome è quello di Sergej Milinkovic-Savic, il serbo è un pallino dell'allenatore juventino, classe 1995, ha il contratto in scadenza nel 2024, ma soprattutto il centrocampista ha scelto da tempo i bianconeri. L'altro profilo è quello di Nicolò Zaniolo. Parzialmente rinato col Galatasaray 5 gol in 10 presenze in campionato, solo 350 minuti in campo l'ex Roma potrebbe arrivare a due condizioni, status fisico certificato, cessione di Federico Chiesa. Pogba è tornato dopo il blitz in Arabia Saudita. La verità tra motivi personali, LAL Ittihad e la posizione della Juve. È andato, è tornato. È partito venerdì pomeriggio, è rientrato lunedì mattina vestito con la dish dasha, il tipico abito arabo, foto gol. Com. In mezzo però c'è stato un lungo weekend vissuto in Arabia Saudita. Ufficialmente per motivi personali e religiosi, non possono esserci i crismi dell'ufficialità per questo, ma Paul Pogba continua anche o soprattutto a valutare la super offerta arrivata dalla LA Etihad.
che non si sta lasciando scoraggiare dai tentennamenti del centrocampista francese, anzi continua a insistere proponendo l'ormai consueto contratto faraonico, sul piatto 100 milioni per 3 anni a cui sommare un ricco bonus alla firma. Quanto basta per riflettere, valutare, pensarci attentamente, ad attenderlo anche N'Golo Kanté e Karim Benzema, non sarebbero due compagni di squadra qualsiasi. Per il momento in ogni caso la corte di Al-Ittihad non è ancora arrivata a compimento, per il momento resiste la volontà di Pogba di aspettare prima di spiccare il volo definitivo in Arabia Saudita, per il momento vuole tornare grande con la maglia della Juve. Oggi no, domani non lo so. Queste le parole affidate a un video poi diventato rapidamente virale. D'altronde c'è qualcosa di grosso su cui riflettere. Raffaella Pimenta è stata a Torino più volte nelle ultime settimane. Dietro le formali motivazioni legate alla visita di cortesia, c'è proprio un futuro che potrebbe cambiare rapidamente. Sapendo anche come la Juve non si opporrebbe alla sua partenza, tanti e pesanti i dubbi sulla sua tenuta fisica dopo una stagione trascorsa interamente ai box, ma costata per intero, 8 milioni netti più bonus, con gli arabi di mezzo il club bianconero potrebbe anche provare a monetizzare per rientrare dall'investimento fatto e che avrebbe costi supplementari nel caso in cui partisse a causa del decadimento dei vantaggi del decreto crescita. Intanto Pogba è tornato ed è pronto a rimettersi al lavoro con la Juve. Oggi, domani.